49 milioni di euro per la sicurezza nei luoghi di lavoro. È l'importo dell'avviso pubblico ISI con cui INAIL mette a disposizione delle imprese della Toscana incentivi a fondo perduto. Il dato è stato confermato nell'ambito del seminario organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze e l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, che si è tenuto nell'auditorium camerale. Gli incentivi a fondo perduto sono suddivisi in 5 assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alle tipologie di progetti che saranno realizzati. Noi abbiamo 5 assi in questo bando, abbiamo un asse dedicato agli agricoltori e ai giovani agricoltori, un asse importante per la bonifica da amianto, abbiamo poi appunto altri assi dedicati a settori specifici, in particolar modo al rinnovo dei macchinari con macchinari a norma. La platea dei destinatari degli incentivi INAIL comprende le imprese anche individuali iscritte alla Camera di Commercio. La presentazione delle domande di accesso avverrà, come per i bandi precedenti, in modalità telematica. È importantissimo per tutta una serie di motivi. Primo, perché in questo caso prevenire è meglio che curare, perché purtroppo la cura talvolta è impossibile da gestire, mentre invece la prevenzione è importantissima. Ma è importantissimo soprattutto questo atteggiamento che le aziende devono avere con l'INAIL e l'INAIL con le aziende, che deve essere quello di collaborazione per trovare un ambiente ovviamente sicuro, un ambiente che, e questo l'ha dimostrato di 2 o 3 mesi fa, la presentazione oltre a questo bando anche di premiare, mi sembra fossero 19 premi sull'innovazione per quello che riguarda la sicurezza. Fu fatta a Pisa, fu presentata a Pisa e banalmente cose che possono sembrare semplici ma che possono aiutare, che ne so, le scarpe che segnalano, le scarpe quelle tecniche da cantiere che segnalano se uno le porta o non le porta. Cioè sembrano poche cose ma che poi alla fine sono quelle che fanno la differenza. Ancora aperti i 2 bandi per l'alluvione finanziati dalla Regione Toscana e dalla Camera di Commercio di Firenze. Il primo bando è a sostegno della liquidità, abbattimento degli interessi sui prestiti. Il secondo punta a favorire investimenti in beni materiali e immateriali. Il soggetto gestore di entrambi è Sviluppo Toscana, sulla cui pagina web è possibile scaricare i bandi integrali e la modulistica. Dal 2 maggio è aperto il bando Firenze il lavoro, che premierà 60 tra imprese storiche, femminili, giovanili e start-up riconosciute particolarmente meritevoli per il loro impegno. Le imprese potranno presentare la loro candidatura fino a venerdì 26 luglio 2024. Il bando e il modulo di domanda sono scaricabili dalla pagina dedicata al premio Firenze il lavoro del sito della Camera di Commercio. Come crescere all'estero? Tutti i servizi di Export Hub, spiegati in un webinar in programma mercoledì 15 maggio. Crediti formativi per i commercialisti. La partecipazione è gratuita, ma occorre iscriversi online entro il 14 di maggio. Per ulteriori informazioni visitare il sito di Promo Firenze oppure scrivere a exporthub@promofirenze.it. Iscriviti alla mailing list della Camera di Commercio di Firenze. Informazioni utili alla tua attività, iniziative e servizi ed ogni 15 giorni. La newsletter Camera News direttamente nella mail.